Oggi parliamo di una tecnica di fuoco. Parlo di una tecnica in particolare. E perché? Perché è una tecnica abbastanza controversa, su quale si potrebbe discutere molto. La tecnica di cui voglio parlare è la presa al collo da dietro numero 2. Bokko Sau Loihai. Questa tecnica la vedrete tra poco in video. Il problema è che la vedrete magari come voi non l'avete lavorata fino adesso. Tecnicamente, Hoago vuol dire tecniche di chiave. È un termine che raggruppa tutte queste tecniche. In realtà ogni tecnica ha un nome ben definito che ne descrive esattamente il gesto. Per l'appunto, la tecnica che andiamo a fare noi adesso, che è Bokko Sau, quindi strangolamento da dietro, Loihai, livello 2. Nel programma ufficiale di Wovinam voi troverete questa tecnica molto spesso, forse sempre, con una tecnica di Don Chan. Esattamente la tecnica di Don Chan che viene applicata è la numero 14. Io mi chiedo, possiamo considerare una tecnica di Don Chan una tecnica di difesa personale da applicare in una qualsiasi situazione reale al di fuori di una palestra dove abbiamo un tatami e siamo comunque con un compagno che è collaborativo? La mia risposta è no. La mia risposta è no perché, specie per questa tecnica, è veramente difficile che io possa applicarla correttamente senza un minimo d'aiuto da parte del mio compagno. Oppure, in realtà io la posso anche applicare, ma prendendomi fortissimi rischi. Le tecniche di Don Chan si possono applicare anche in un contesto reale. Ovvio che hanno un epilogo davvero disastroso. Chi la subisce può farsi davvero male. Allo stesso tempo, anche chi la esegue in determinate situazioni può comunque farsi dei danni. Questo dipende sempre ovviamente dal terreno che abbiamo sotto, ma dipende anche dalla reazione che abbiamo dall'altra parte. Tanti anni fa, ed esattamente nel 1999, mi trovavo in Vietnam per il Wovinam e durante gli allenamenti vidi, non solo io, insieme anche ad altre persone, l'applicazione di una tecnica differente sulla presa al collo da dietro, appunto sullo strangolamento da dietro. Era una tecnica molto applicabile, bella ed efficace. In quel momento decidemmo di tenerla come programma all'interno del Wovinam. In realtà pensavamo fosse esattamente la tecnica come andava fatta. Scoprimmo poi che in realtà era soltanto una tecnica fatta per quel tipo di esibizione piuttosto che allenamento, perché il programma ufficiale del Wovinam prevedeva altro, per l'appunto una tecnica di Don Chan. In Italia abbiamo sempre deciso di non modificare questa tecnica. È forse l'unica tecnica che abbiamo deciso di non adattare a quello che è il programma vietnamita. La tecnica che noi andiamo ad utilizzare è quella che vedete scorrere nel video, ovvero io mi giro, afferro le braccia, blocco l'avversario, afferro il suo collo ed eseguo una tecnica di proiezione che assomiglia molto alla tecnica di proiezione del BAT numero 7. Sicuramente in un contesto di difesa una tecnica di questo genere è molto più efficace, è più immediata da eseguire, non richiede l'aiuto da parte di quello che in questo momento è il mio opponente, quindi il mio avversario, posso eseguirla senza farmi dei danni. Senza dubbio questa mia dichiarazione potrebbe creare un po' di scompiglio, cioè qualcuno probabilmente non piacerà, perché spesso non piace che venga toccato ufficialmente il programma. Io non mi permetto di modificare il programma ad altri, non è questa la mia intenzione. Credo però che il Wovinam, essendo una disciplina molto efficace dove buona parte delle tecniche sono veramente efficaci e dirette, è assurdo che esista una tecnica così utile che abbia un'esecuzione così complicata. Nei video che vi sto proponendo potete vedere la differenza tra le due tecniche. Ovviamente non è un qualcosa contro chi sta eseguendo questa tecnica, perché chi sta eseguendo questa tecnica fatta con il Don Chan esegue la tecnica corretta del programma ufficiale di Wovinam. Quindi
assolutamente pieno rispetto per queste persone che per di più in buona parte conosco, quindi sono amici e colleghi di Wabinam che rispetto nel modo più assoluto. Io rispetto moltissimo il programma di Wabinam, ma credo che in tutti gli anni sono eseguite delle evoluzioni all'interno del programma di Wabinam e personalmente, ma non è una cosa soltanto mia personale, è una cosa a livello italiano, questa tecnica è sicuramente più corretto che venga utilizzata in questo modo rispetto che nella pratica con un Don Chan. Se avete voglia potete lasciare un commento e dirmi cosa ne pensate riguardo a questa visione di questo tipo di tecnica. Ripeto, non è mia intenzione rivoluzionare il Wabinam o modificare quello che è il programma di Wabinam. È soltanto una visione diversa di una tecnica che secondo me può essere molto molto più efficace. E ripeto, non è un'invenzione mia, non mi sono inventato nulla, quindi ho soltanto preso spunto io e altri maestri, altre persone che a quel tempo avevamo visto questa tecnica eseguita in questo modo e abbiamo deciso di farla nostra perché ci piaceva. In quel momento noi non conoscevamo neanche la tecnica con il Don Chan, quindi per noi questa è stata la prima tecnica che abbiamo visto in assoluto con questo tipo di attacco. Come sempre, se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice su, se il video non vi è piaciuto potete anche non mettere il pollice verso il basso, non siete obbligati. Vi invito sempre a iscrivervi al nostro canale, se avete domande potete porle nei commenti qui sotto. Vi aspettiamo per i prossimi video, vi saluto, grazie per aver seguito questo video, avrete dei video completi su tutte le tecniche di Kuowo quanto prima. Buona giornata a tutti e come sempre mano d'acciaio su cuore di montagna.